Ciao artigiano, allora ho un po' di fretta perché devo assolutamente terminare il lavoro che mi hai appena visto fare. C'ho praticamente più oltre 60 numeri da pulire, da rifinire, perché comunque li ho fatti tagliare al plasma, hanno un po' di bava. Andiamo per ordine, il banco è finito, domani troverai questo video. Mentre oggi voglio parlarti un po' di spazzolatura del metallo, ovviamente con spazzole SIT, sia a gambo che da montare su smeriglio 115 o 125 mm. Fammi riprendere fiato, ci sentiamo tra un po' dopo la sigla. Due secondi. Per quanto riguarda la lavorazione del legno durante le prove in SIT, appunto durante lo svolgimento del trono di spazzole, non ci sono stati grossi errori, perciò di quello non voglio parlare, mi voglio concentrare sulla lavorazione del metallo, anzi voglio concentrarmi su questo, ovvero la clepsidra, l'ho vista usare veramente male, tipo questa qui, utilizzarla su una superficie piana è sprecata, anche perché non è fatta per quello. Questa è una spazzola molto specifica, la clepsidra, ovvero questo tipo di spazzola nasce per fare solo un lavoro, lavorare appunto su un determinato tipo di profilo, come questo che ho in morsa, che è un tondo pieno, se non sbaglio un 18, un 20 mm, o in fase di restauro se è un cancelletto pedonale o un altro cancelletto, un altro cancello, un carrabile che devi rimettere a posto, perciò devi sverniciare e riverniciare e rimuovere anche la vernice. Questo è l'ideale perché ti pulisce i paletti alla perfezione. Non va bene per lavorare su superfici piane, quindi sul piatto. Perché? Perché non ha superficie. Come puoi vedere, c'ha solo queste due estremità che andrebbero a appoggiare su una superficie piana. Di conseguenza non ha proprio senso utilizzare questa spazzola. Questa spazzola, proprio per la conformazione, quindi ha una gola che va a copiare, diciamo, la sagoma del paletto, va bene? Può essere paletto sezione tonda, paletto sezione quadra, fino ovviamente a una determinata misura, quindi penso che un 15x15 quadro lo lavora benissimo, dovrei averlo 15x15 qui da qualche parte, fai vedere, al volo non ce l'ho. Attacco a gambo, perciò utilizzo su trapano, ovviamente consiglio di utilizzare trapano professionale con una buona batteria per avere un'adeguata durata e ovviamente utilizzarlo a una velocità più alta possibile di rotazione. Un consiglio, allora, un'altra cosa sull'utilizzo, un altro errore che ho visto fare. Dunque, sul trapano ho la rotazione verso destra, come se dovessi forare o avvitare con il trapano. Se con questa con questa rotazione mi avvicino all'estremità del pezzo, mi scappa, capito? Perché? Perché la spazzola appunto sta ruotando in là, acchiappa lo spigolo e va fuori. Quindi, se io so che devo lavorare in prossimità dello spigolo, ma comunque della fine della barra in questo senso, inverto la rotazione, meglio che la spazzola ruoti di là, di modo che quando arriva qui riesco a mantenerla in posizione e perciò riesco a lavorare anche l'estremità, proprio fino al completo. D'altra parte non ci riesco perché come acchiappa lo spigolo mi sposta al trapano. Questo discorso, tra l'altro, mi sono accorto che vale su ogni tipo di spazzola, che tu stia lavorando su un piatto o su un altro tipo di profilo. La clepsidra, tra l'altro, è comodissima per la pulizia dei, diciamo, primi 5 cm dell'estremità di ogni paletto, appunto per prepararlo alla saldatura, di modo che non ci siano tracce di sporcizia e soprattutto tracce di ruggine. Superfici piane o comunque di profili che hanno una superficie piana abbastanza ampia, come ad esempio questo qui è uno degli spezzoni, anzi mi pare che è l'unico spezzone che mi è avanzato dalla costruzione del banco. Profilo, se non sbaglio, UPN80, correggimi, mi dovrei ricordare a sto giro, me l'avete ripetuto così tante volte. Comunque, con cosa vado a spazzolarlo? Con questo tipo di spazzola, direi proprio di no, capito? Questo tipo di spazzola non va bene né su superfici piane, o meglio, non è efficace, non è progettata per quello, né su superfici piane, tantomeno
su quello che abbiamo visto un attimo fa, ovvero super picci, profili come questo, un cilindro pieno, un cilindro, un tubo o uno scatolato. Su una superficie come questa preferisco iniziare a utilizzare una spazzola come può essere questa o in alternativa questa. Sono tutte e due a tazza, solo che uno ha semplice filo, l'altro invece il filo ce l'ha a mazzetti ritorti. Ovviamente questa qui è più aggressiva, perché? Perché il filo è più tenace, ecco, essendo a mazzetti poi ritorti è meno morbido, ok? Non flette tanto. Questa è per lavori un po' più delicati, dove si ha bisogno che comunque anche il filo un po' che fletta di più. Comunque la soluzione migliore in questo caso è la spazzola a tazza, che abbia mazzetti ritorti o no. Ti ripeto, questa qui è più efficace rispetto all'altra perché più aggressiva. Per evitare che l'elettroutensile venga spostato dalla spazzola stessa in base a dove lavoro, visto che la rotazione è in questo verso, quindi oraria, per pulire questa parte lavorerò da qui a qui, per pulire questa parte lavorerò in senso opposto. Una volta che sei arrivato all'estremità, ovviamente qua si lavora in uscita, non è che con la macchina accesa vai sullo spigolo e entri, ti sposterebbe l'elettroutensile, nel peggior dei casi ti vola via o te lo tira addosso. La rotazione oraria deve essere sempre in uscita, ovviamente con la spazzola leggermente sollevata, non deve poggiare completamente. Se poggi completamente la devi tenere un po' più ferma, ma se stai notando io me la sto comunque, sto tenendo appoggiato a me il macchinario, va bene? Sto tenendo praticamente stretto tra il fianco e l'avambraccio la batteria dell'elettroutensile. E la superficie è presto pulita, ok? Quindi cerca di memorizzarti un po' queste cose base, quindi come lavorare in sicurezza con la macchina, non lasciarla molto libera, cerca di vincolartela un po', almeno le prime volte quando ci prendi la mano. Io la vincolo perché comunque schiaccio molto con la macchina sopra per fare un po' prima, di conseguenza evito che un impuntamento della spazzola mi sposti la macchina stessa. Me la vincolo al corpo e ci lavoro, ok? Va bene per lavorare sino, diciamo, agli angoli, perché comunque sia ci arriva. Ovviamente se devi lavorare esclusivamente angoli, che ne so, per la rimozione della scoria lasciata appunto dalla saldatura elettrodo, qui si passa sempre ad un'altra spazzola a mazzetto ritorto, ma con una geometria diversa, quindi si lavora già più di questa. Ecco, questo tipo di spazzola non va bene per superfici piane. Perché? Perché è pensata più, quanto l'ho stretto qua, è pensata più per andare a lavorare appunto negli angoli. Allora, questa che monta per lavorare qua dentro mi sono accorto che è un po' corta. Sarebbe stato meglio andare a utilizzare questa, sempre col mazzetto ritorto, però un diametro diverso, e quindi mi permette di arrivare più in profondità, o meglio di lavorare più agevolmente. Per lavorare una superficie così, quindi devo essere delicato non tanto per il pezzo di per sé, perché è comunque metallo, ma per come è vincolato, perché se utilizzo un qualcosa di troppo aggressivo, il rischio che comunque la calamità non me lo tiene parte. Di conseguenza la tratto come superficie piana, ma non vado a utilizzare una spazzola a mazzetto ritorto perché ho paura che questo andrebbe a scagliare lontano, diciamo, dal magnete, in questo caso il numerino. Vado a utilizzare comunque una spazzola a tazza, ma questa qui è semplicemente una spazzola a tazza a filamento metallico
ondulato. Ti chiederai adesso, ma ha senso utilizzare la spazzola? Perché stai utilizzando la spazzola a tazza con filamento ondulato su questo pezzo quando potresti andare a smerigliarlo? Ecco, perché la sto usando? Lo sto utilizzando perché? Perché dopo il lavoro non restano segni, quindi la spazzola, il filamento metallico della spazzola è in grado di eliminarmi comunque la calamina e la elimina forse anche un po' più in fretta del dischetto lamellare. Il vantaggio qual è? Che non lascia segni, ok? Non lascia le classiche striature, le righe, i graffi del lamellare, e ti assicuro che il lamellare che stavo utilizzando non è una grana 40 ma è una 120, quindi è anche abbastanza fine quando si tratta di metallo. Nota la differenza tra i due: per preparare il pezzo alla verniciatura è molto meglio utilizzare una spazzola come questa, quindi spazzola a tazza a filo ondulato, ovviamente in acciaio. Altra cosa su questa spazzola: soffre molto meno gli impuntamenti rispetto all'altra tazza, quella con i mazzetti ritorti, questa qui per intenderci. Perché? Perché il filo è più morbido, quindi posso anche lavorare, non tenere conto di quello che ti ho detto prima, quindi di lavorare sempre in uscita da una parte e dall'altra. Posso anche andare a lavorare delicatamente in entrata. Il filo flette, non mi fa partire via il pezzo, non si impunta la macchina e a posto, mi fa lavorare anche bene. Tra l'altro ho notato che riesco a recuperarmi il lavoro pessimo che ho fatto con il lamellare su questi numeri, e riesce a eliminare, a asportare i graffi fatti con il lamellare da 120. Infatti questa è la differenza. Qui è dove non è stato ancora spazzolato, ma è semplicemente stato smerigliato, lavorato col dischetto lamellare 120, e qui è dopo il 120 e poi con la spazzola a tazza a filamento ondulato in acciaio. Perfetto, mi sembra di averti detto tutto, anche perché io devo chiudere qua che mi devo rimettere a lavorare. Artigiano, c'ho un casino di roba da fare. Mi sono dimenticato di specificare una cosa all'inizio del video: utilizza dispositivi di protezione individuale, importantissimo, perché stai utilizzando spazzola a filamento metallico, ok? Quindi occhiali assolutamente, guanti vanno utilizzati ovviamente, se indossi anche una pelle anche meglio, lo sai, no? La prudenza non è mai troppa. Domani ti parlo ti faccio vedere come ho quasi terminato il lavoro sul banco da saldatore, quindi così come lo vedi, mancano ancora un po' di componenti e questi qua li vedremo nella quarta e speriamo ultima parte, perché non ce la faccio più. Va bene, dai, ci sentiamo domani con la terza parte del banco, per dirti anche quanto ho speso e quanto pesa. Ho speso tanto, basta, devo rimettermi a lavorare. Il video termina qua, ciao artigiano.